è l'unica che ha 43 prodotti IGP e DOP. È una regione, sono passato prima dagli amici di Slow Food a ragionarci, che vuole lavorare sulla qualità di ciò che produce, perché sulla qualità di ciò che produce io credo che nel mondo siamo imbattibili. È su questo che dobbiamo lavorare, perché vogliamo sempre più che le nostre eccellenze diventino qualcosa che ridia da lavorare a chi l'ha perduto, permetta di trovarlo a chi non l'ha mai trovato, ma soprattutto faccia dell'Emilia Romagna una terra nella quale andare orgogliosi di far crescere i nostri figli e i nostri nipoti. Grazie Massimo per quello che hai fatto, grazie Andrea per quello che hai ideato con questa straordinaria manifestazione, grazie a questa terra che è un po' il cuore di quello che noi immaginiamo essere l'Emilia Romagna per il futuro. Grazie davvero. Vedere la bandiera italiana tirata, mostrata da Massimo Bottura mi ha abbastanza emozionato. Poi il calcio sta andando bene, quindi siamo tutti felici, giusto? Perfetto. Diamo la parola adesso al rappresentante di Slow Food, che ha una presenza importantissima. Fra l'altro quest'anno sono 30 anni di Slow Food, quindi insomma è una realtà che è sempre stata presente. E sentiamo un po' da te Roberto cosa è. Vorrei dire una cosa, che quando tutti ci attaccavano, chi ha alzato la barriera in difesa nostra è stato Slow Food per primi. Applauso, direi. Ci sta. Sì, perché a questo ragazzo qua ci lega una storia che perfino prima che lui arrivasse all'osteria francescana, quel posto lì era già dentro la guida delle osterie di Slow Food. Incredibile come ci siano questi corsi e ricorsi. Allora guardate, visto che sono saltate le scalette, stravolgiamo anche il senso delle cose che vogliamo dire. Io penso che quello che stiamo vivendo oggi è davvero un momento storico, importantissimo. E mi piace che capiti nell'anno del trentennale di Slow Food. 30 anni fa, quando Slow Food è nata, pensate a questa cosa: se l'occupazione in agricoltura diminuiva era una buona notizia. Cioè ci dicevano che l'economia era sana, meno occupati in agricoltura, più nei servizi. Non è 3.000 anni fa, è 30 anni fa. Oggi abbiamo ribaltato il concetto: se i giovani tornano all'agricoltura, se cresce l'occupazione in agricoltura, è un segnale positivo. Se una regione, una città investe, è un segnale positivo. E il fatto che oggi celebriamo il primo posto di Massimo Bottura nella classifica dei migliori ristoranti del mondo non è una classifica dei ristoranti, è una cosa molto diversa e molto più importante. Una diplomazia internazionale fatta di giornalisti, fatta di esperti, fatta di gente che si occupa del cibo, che poi alla fine è la cosa più importante per la nostra vita, ha sancito attraverso la persona che più se lo merita in questo momento nel nostro paese, ha sancito la supremazia di un nostro sistema alimentare, di un nostro modo di raccontare il cibo, di un nostro modo di difendere le nostre radici guardando avanti, guardando il futuro. Allora questo, Massimo, permettimi, è un premio che ha vinto tutto il nostro paese. Tu questa cosa l'hai sempre voluta dire, l'hai sempre voluta fare, ti sei fatto un mazzo così per arrivare in testa, perché sei arrivato tutto sulle sue forze, però adesso siamo tutti noi lì sopra. E allora ce lo dobbiamo meritare. Ce lo dobbiamo meritare continuando a guardare al nostro paese, al nostro mondo, partendo da quello che mettiamo tutti i giorni nel nostro piatto. Questa è la cosa più importante che dobbiamo fare. Per me, quando lunedì notte ho visto questa cosa qui immediatamente dopo la gioia per te, ho immediatamente pensato a questa cosa. Ho detto, adesso nei prossimi 30 anni abbiamo una responsabilità enorme. Dobbiamo non scendere più da quei luoghi, idealmente, non importa chi sarà il premio futuro, ma idealmente dobbiamo rimanere il faro a livello internazionale di come si guarda il futuro del cibo. Allora, grazie alla città di Rimini che fa questo evento meraviglioso, grazie Massimo, grazie anche al Presidente della Regione che prima è venuto a parlarci e ci ha spiegato come state ragionando, come state guardando già in questi occhi nuovi. Infatti quando sei uscito, l'ho detto ai colleghi in sala, adesso però bisognerebbe tornare in Italia, perché qua sembrava di essere all'estero, ma ovviamente è una battuta. Grazie, viva Armini! Siamo in Italia e siamo allora, a questo punto, Andrea, io voglio salutare per la sua presenza la signora prefetto che è qui con noi, che si chiama Peg Strano Materia, e grazie per la sua presenza e rappresentanza naturalmente delle
delle istituzioni dello Stato. E diamo la parola a questo punto, direi, a Massimo Cotture, che abbiamo tenuto in fondo per gustarcelo tutto. Grazie, mi suggerisce il sindaco, grazie alla Camera di Commercio. Mi hanno assolutamente stimolato a salutare la stampa straniera che è presente, abbiamo una delegazione tedesca e abbiamo un'americana con molta stampa straniera, quindi facciamo anche in inglese, Presidente, welcome to the Foreign and German Press. Grazie. Sì, che pronuncia, no? Welcome to the Foreign. Massimo Cotture, a te il microfono. Grazie. Sono poche parole. È impossibile esprimere quello che ho provato, prima di tutto. Ma prima Robby ha detto una cosa fondamentale, che me l'ha fatto notare ieri in un'intervista a un giornalista dall'altra parte del mondo. Il valore di questo premio è un valore che va ben oltre l'Osteria Francescana. Cioè, quanti ristoranti mangi bene nel mondo? Tantissimi. Quanti ristoranti stiamo influenzando? Tantissimi. Perché è una vita che stiamo parlando di qualità, di materie prime, di presidi, di vacca bianca modenese, di lunghe stagionature, di cinque stagionature. Vi ricordo che nel 1993, quando feci questo piatto per Ducasse, che è stato sbeffeggiato, che veniva alla trattoria del Campazzo di Manantola, perché sono esattamente 30 anni come Slow Food, 30 anni che noi abbiamo aperto la trattoria del Campazzo di Manantola. Ecco, si vendeva il parmigiano 18 mesi, massimo 24. Ora ci sono tutte le stagionature. Questo piatto voleva significare, era un dipinto astratto della lunga, dello scorrere lento del tempo in Emilia-Romagna, 24, 30, 36, ma soprattutto in valore erano le cinque stagionature del parmigiano reggiano. Parmigiano reggiano all'inizio, poi dopo c'era l'ego del cuoco, in consistenza e temperature, ma il focus fondamentale era sulla materia prima, che è unica e ripetibile, capite? Questo è quello che facciamo ogni giorno, perché non è solo la qualità delle idee, delle materie prime, ma è anche la qualità delle idee che è fondamentale per riuscire a comunicare al mondo quello che siamo. E questo siamo noi. Se pensate che aspettiamo 25 anni prima di assaggiare un aceto balsamico tradizionale, dicono, nel mondo ci guardano e ci dicono, voi siete matti. No, noi celebriamo ogni giorno la poesia della nebbia, di un posto assurdo dove non so che geni ci siano, ma i geni forse degli artigiani della corte estense quando si è mossa da Ferrara a Modena e ci siamo ritrovati lì questi geni, non geni. E allora noi non siamo annientato che una conseguenza di tutto questo. Ho sempre detto che per me è troppo facile cucinare in Emilia Romagna, perché chiudi gli occhi in qualsiasi direzione, vai a pescare, trovi un pecorino di fossa, una coppa piacentina, un culatello, basta solo fare un passo indietro, perché la grande differenza tra l'Italia e la Francia è quella. L'Italia ha un'espressione di materia prima che è talmente straordinaria, questi contadini, gli agricoltori, gli allevatori, i casari, che basta solo che noi la tocchiamo con rispetto per lasciarla esprimere. Mentre i francesi hanno bisogno di tanta tecnica, manipolazione per far uscire il sapore. Ecco, questo è un po' l'essenza di quello che facciamo. Poi vabbè, siamo una regione di matti, quindi a noi piace così, perciò succede anche questo. Sappiamo ancora sognare, c'era un mio concittadino, no, di qualche anno fa, che diceva, se lo puoi sognare, lo puoi fare. Si chiamava Enzo Ferrari, è quello che ha costruito delle macchine veloci di Amaranello, no? E quindi, cosa devo dire? Prima ha aperto Bob Dylan, io lo cito sempre, ma quando mi chiedono qual è il segreto del tuo successo, cito Dylan. Mi alzo la mattina, vado a letto la sera e nel frattempo...